Perché la vittoria sta per germinare dalle zolle bagnate dal suo sangue. Sì, anche se le forze delle tenebre sembrano trionfare, Gesù muore con la preghiera sulle labbra, esprimendo con il salmista la sua incondizionata fiducia nel Padre. E la preghiera è quella del Salmo 31, una delle preghiere più eloquenti della Bibbia. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia ed il mio baluardo. Nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, la giunta. Padre, è l'unico cambiamento significativo apportato alla preghiera del salmista. E questa preghiera, gridata verso il cielo, è l'ultima parola del Figlio di Dio nella nostra storia e ne svela il significato più profondo. Se morire vuol dire rimettere il proprio spirito nelle mani del Padre, entrare nell'umanità di Dio, allora vivere significa venire da Lui e andare verso di Lui. Ora questo cammino è stato percorso dal Figlio di Dio fino in fondo. A ogni uomo spetta il compito di seguire la stessa strada, portare la croce dietro di Lui, come Simone di Cirene, abbandonarsi come Lui tra le braccia del Padre. Preghiera. O Cristo, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario per venire in comunione con Dio Padre, per diventare con te, che sei figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi per essere generati nello Spirito Santo. Abbiamo concluso questo itinerario delle sette parole di Gesù per comprendere il mistero dell'immenso amore di Dio nei nostri confronti, amore espresso in Cristo crocifisso. È la croce che ci ha guidato nel cammino, è la luce che deve guidare la nostra vita. Il cammino verso il Calvario, dove siamo, non è soltanto decisivo solo per Cristo, ma è decisivo anche per noi cristiani. Che significa essere cristiani? Lo dice la parola, essere di Cristo e quindi seguire il Cristo, anche se a volte siamo caricati della croce, ma quella croce diventa per noi momento di salvezza e di redenzione come lo fu per Cristo. E allora vi ringrazio immensamente di questa partecipazione e, giacché siamo nei giorni di passione, prima della gioia della risurrezione del Cristo, cerchiamo veramente di seguire, di metterci sui passi di Gesù, perché da Lui anche la sofferenza viene alleviata e soprattutto da Lui arriva la salvezza, la redenzione, la gioia della Pasqua. Grazie e finiamo con il canto a Maria. E piangi sul Calvario, i tuoi falli, i tuoi falli, anima mia. Vieni, piangi con Maria, nella morte, nella morte di Gesù. Oh Maria.
tuoi occhi, torna te. Della benedizione, un ringraziamento vivo a chi ha letto le sette parole, a chi ha cantato, a chi ha portato la croce. Grazie a tutti. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ritorniamo nella pace del Signore. Preghiamo la grazia di Dio. Ma chi vuole può venire sulla parola, no? Sì, ma adesso ognuno. Vedete se funziona, non so. Settima parola. Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito. Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio. Veramente quest'uomo era giusto. Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano percotendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano, e così le donne che lo avevano seguito fino alla Galilea, osservando questi avvenimenti. L'opera della riconciliazione che il padre aveva affidato al suo figlio diletto è compiuta. Per questo, nonostante la sua missione appaia umanamente un fallimento, Gesù può rimettere nelle mani del Padre il suo spirito, perché la vittoria sta per germinare